Ok. Siamo in registrazione. Ciao, Nin. Dunque, allora, tu sei a Bologna, sei un artista di un tipo particolare. Puoi spiegarmi la tua attività artistica?我是12年来意大利学习在佩鲁贾美院，然后我来的博洛尼亚美院，然后在17年的时候，我成立了一个艺术小组，同时现在也在变成一个协会一个 associazione，所以我们有。一个比较特殊的工作方式就是，当然除了我自己之外，我通常还有一些伙伴一起工作。除了关于艺术的一些项目之外，我们也很关注不同的领域怎么可以互相结合。所以我们和大学和这个一些社会性的机构。还有包括，当然在普拉多也，我们关注一些特定的这个关于华人社群的一些话题，所以也包括高中，包括一些这个，和劳工有关的话题。Grazie. Voi fate parte di un gruppo che si chiama USH.对。Questo gruppo ha fatto qualcosa ultimamente, recentemente?这个之前就我解释了一下，这个我们这个团体就叫戊戌。我们最近在普拉托去年和这个契孔尼尼高中，我们做了一个活动，和当时大概有40多名的高中生。参与了我们的这个一个工作坊，一个 workshop，然后我们在这个一个比较特殊的一个时间吧，当时因为很快意大利就要再次进入这个红区，所以我们在最后的一段时间，让大家在一个公共空间，就是在那个中国街的那个附近，我们做了一系列的这个。戏剧的练习啊，和一个城市的漫游，这个是比较近的一个稍微比较完整的一个项目。这个之后会，我们也打算把它制作成一个影像的作品。在此之外的话，因为疫情的关系，我们的这个活动比较少，最近我们做了一个播客的尝试，我们录了一期节目，是关于这个意大利艺术工作者宣言啊，叫做这个 Art Workers Italia，我们介绍了一下这个运动，是一个做了一期节目和几个在意大利工作的这个艺术圈内的朋友。Allora, senti, dunque noi siamo prossimi, forse, ci mettiamo sempre un forse perché la pandemia non si sa cosa succede, dovremo partire il 22 maggio con questa mostra cinese fatta in due o tre luoghi di Prato. Una sono le sale di una vecchia fabbrica, nella quale fabbrica che si chiama Campolmi. Ci sono tre realtà. Una è la biblioteca comunale, che è una biblioteca comunale molto ben funzionante, ben fornita, ben attrezzata, ben organizzata, molto frequentata, salvo nel periodo pandemico, che ha saputo lo stesso lavorare, ma chiaramente in modo diverso. Poi, sempre in un'altra parte della stessa fabbrica, il Museo del Tessuto. E poi le sale per le esposizioni. Noi saremo in queste tre sale espositive della,
tutte queste realtà sono unite da una piazza che è all'interno di queste tre realtà. E il 22 maggio si apre la nostra mostra tutta di pittori cinesi e in contemporanea si apre una mostra del Museo del Tessuto sui costumi di un'opera lirica che si chiama Turandot. Quindi anche questi sono costumi di sapore orientale, quindi c'è una sinergia in qualche modo. Quindi noi faremo la mostra in queste sale della Campolmi. Poi abbiamo una dépendance in un palazzo storico, anzi il più importante dei palazzi storici di Prato, nel centro, si chiama Palazzo Datini, di questo commerciante vecchio che aveva questo palazzo e l'ha lasciato ai cittadini pratesi. E ci sono delle sale, non grandi, piccole, ma insomma così. E forse riusciremo a mettere dei quadri anche dentro i corridoi della biblioteca stessa, quindi saremo abbastanza dispersi. Ci saranno anche degli eventi collaterali. Allora, prima di dirti qualcosa, di chiederti qualcosa sulla mostra, anzi no, te le chiedo dopo. Allora, la mostra c'ha un artista famoso che si chiama Sun Liangan di Pechino, poi è passato in Italia per 3-4 giorni e poi è andato a New York, dove ha avuto un buon successo. Poi è tornato a Pechino e ci è rimasto rinchiuso per la pandemia. La mostra che presentiamo, sua, si intitola Nirvana Rebirth, il rinascimento del paradiso, di un paradiso sulla terra. Cioè lui vuole esprimere la volontà di iniziare un rapporto nuovo con la natura, più ecologico, più corretto, in modo che il nostro stare sulla terra sia più paradisiaco, nirvana. Che cosa ne pensi tu di questo rapporto sulla terra a livello ecologico? Voglio dire, tu hai delle speranze, delle volontà, delle preoccupazioni, uno scetticismo o una speranza, insomma, ecco, sul tema e non sul discorso del pittore. Tuo pensiero. Ok, 因为现在我们所经历的整个疫情也是展现了人与自然的一个不好的结果，所以我觉得反思一下这个人和自然的关系，在这个阶段也很重要，我们是不是太多的去介入改变了这个自然，强制的用。 用人类或者说用这个所谓资本的这个力量去改变我们的生存环境，我觉得是一个值得讨论的问题。然后也希望除了人类，就人们从这个疫情的灾难中间度过 平安的，希望更多人能够平安的度过这个阶段，当然有很多人可能并不具备这个条件，特别是在一些医疗不发达的地方，或者是他们需要面对的问题不仅仅是疫情的一些地方的一些人，所以希望从这个疫情中我们 肯定期待在接下来不远的这个可能是明年或者是更早的时候我们能够度过疫情的这个主要的阶段，但是去更多的反思为什么会有这样的一场灾难，或者是说从这个灾难引发出来的其他问题。 我觉得是一个很值得反思的一个话题，并且对于现在来讲很重要。 Grazie molto. Bene. Allora ti faccio l'ultima domanda. Dunque, l'ultima domanda è questa. Allora,
Noi abbiamo questa mostra, c'è questo pittore Sun Liangan, ci sono altri sei pittori cinesi di Firenze che fanno un'altra mostra che si intitola in un altro modo. È un titolo dato dalla nostra curatrice che si chiama Rosanna Ossola e che ha voluto inserire, diciamo, un percorso simbolico da Prato nel mondo. Invece di chiamarlo Via della Seta, come si usa per la Cina, l'ha chiamato Via della Lana, perché a Prato usavano fare questo percorso. Quindi la mostra si intitola così, diciamo così, simbolicamente. Però ci sono nel corso della mostra anche delle iniziative collaterali, cioè delle... Allora, tu sai che quando si fa una mostra di pittura, di scultura, quello che si vuole, il primo giorno dell'inaugurazione, salvo non sappiamo in questa situazione di pandemia, ma insomma c'è sempre abbastanza gente. Il primo giorno, gli altri giorni sono quasi sempre deserti. Noi quando organizziamo qualcosa cerchiamo sempre di fare tutti i giorni delle iniziative, di modo che richiamano delle persone, vivono la mostra e la frequentano. Questo è il concetto. Quindi abbiamo delle performance, delle presentazioni di libri, dei dibattiti. Voi pensate di fare qualcosa di corredo a questa mostra? Pensate di potere, tu o qualcun altro dei tuoi amici, diciamo? Ok. Non so come risponderti. Anche i dubbi ci puoi mettere, i dubbi sono umani, quindi li puoi mettere. Rispondo sempre in cinese o...目前来说，而且我个人正在做一个艺术家驻留的项目，然后基本上到下个月应该是这个月，中旬我都要集中在完结这个项目的工作里，所以目前还不知道是不是在二十二号之前可以有一个比较明确的计划可以跟这个展览一起进行。 Grazie mille. Va bene, poi mi spiegherai qualcosa. Va bene, comunque ho trovato il modo di tradurre e poi ti spiego dopo come. Allora, finisce qui la nostra intervista perché ce n'ho un'altra fra 10 minuti, quindi devo preparare un attimo. E, allora, sì, io intanto la chiudo, ti saluto, però non andare via subito. La chiudo un attimo, la registrazione.